Ah, ciao, ciao Tilo, siamo qui per la video intervista della Guida Slow Wine 2021 in questa modalità un po' strana, non di persona. Tilo Besançon, noi ci piace dire nome e cognome delle persone, che è titolare dell'azienda Casanova. E senti, è 2 anni, diciamo, questo è il secondo anno che sei nella guida. È un'azienda abbastanza giovane, almeno per quanto riguarda la parte vinicola seguita da te. E lascio la parola a te, raccontaci un po' la storia della tua azienda, come nasce e come evolve. Grazie. Ciao Luca e benvenuto nella vigna, nella nostra vigna. E, sì, la nostra storia è abbastanza recente per quanto riguarda la produzione del vino, in particolare la mia produzione del vino. Io sono tornato, anche se la famiglia Besançon è arrivata qui a Casanuova, a Figline Valdarno, nel 1981. Io ero piccolino. Però non ero molto consapevole di quello che stava succedendo, ecco. E i miei genitori hanno comprato questo posto e dapprima si sono occupati diciamo dei fabbricati. Solo un po' più tardi mio padre ha cominciato anche a occuparsi della terra che c'era, erano una ventina di ettari, adesso sono diventati 33. E nel 1988 mio padre ha ricominciato a ripiantare a ripiantare le vigne, quelle che c'erano, molto era la cultura promiscua e quindi ha specializzato il vigneto in quel momento, ha ripiantato gli olivi che nell'85 erano andati perduti e niente, quindi a Casanuova si fa vino all'incirca dal 1988. Io torno a casa dopo pellegrinare a giro per il mondo in qualità di anche in qualità di agronomo tropicalista. Ho fatto il cooperante per un anno in Africa e poi comunque il mondo del vino mi attirava. Sono stato in Australia a fare un'esperienza in quel settore là e quindi nel 2013 sono tornato a casa e ho preso in mano la parte agricola di Casanuova. Che, ripeto, Casanuova si divide in due, diciamo, la parte agricola e la parte di accoglienza con l'agriturismo e il ristorante. Ok, e senti, appunto te sei agronomo, quindi parlaci un pochino di come lavorate in vigna, di quello che è l'approccio e se hai anche ti appoggi a altri professionisti, ti confronti con altri professionisti e descrivi anche un attimo un po' quello che è il territorio, dove sei, i terreni. Che siamo, diciamo, Certo. magari in una zona a livello vinicolo po poco famosa, diciamo nel Valdarno, però sia cioè, un territorio che ha anche potenzialità. Dici qualcosa. Sì, in realtà siamo circondati dalla fama, perché siamo a 5 km dal più famoso Chianti Classico. Noi siamo per quanto riguarda le denominazioni, saremmo nel Chianti Colle Fiorentini. Io ho deciso di fare semplicemente IGT Toscana da quando ci sono io. Comunque sì, siamo un po' ai margini, siamo anche un po' ai margini per quanto riguarda la geologia, la morfologia del territorio, perché siamo sulle colline del Valdarno e qui si incrociano due tipi di terreni, quelli tipici del Valdarno, appunto, che sono di matrice lacustre, considerando che milioni di anni fa qui era tutto sommerso, e poi c'è il macigno del Chianti che si intromette in questi terreni più sabbiosi anche e argillosi, però da una parte, perché sabbioso argilloso con queste lenti di argilla che affiorano, che
che complicano anche un po' la gestione del terreno, perché ci sono è molto eterogeneo, ecco, il terreno. Mm-hmm. E, per quanto riguarda il lavoro, io sono molto, molto fiero anche del fatto che i nostri terreni si possono considerare biologici dall'inizio degli anni Ottanta, perché i primi anni in cui mio padre non li sfruttava, tra virgolette, a fini produttivi, comunque li gestiva, li teneva puliti. Il trattore è stato comprato nell'82, per dire, per cui c'è stata una cura. E dall'88, quando mio padre ha deciso poi di produrre vino e olio un po' più seriamente di prima, ha scelto senza grosse discussioni, senza grossi dubbi, la via dell'agricoltura biologica. E questa la continuo ancora, e sono convinto che sia l'unica maniera per fare per produrre in modo sostenibile e buono, in modo, diciamo, naturale. Sì, certo. Qualcosa è avvenuto appunto magari in maniera naturale, era nelle vostre corde. Erano, sì. Poi all'epoca eravamo un po' degli alieni, perché negli anni Ottanta non è che ci fossero tanti produttori biologici qua intorno. Però adesso, per fortuna, le cose sono un po' cambiate. E per quanto riguarda l'aiuto dall'esterno, mi avvalgo della consulenza di Vincenzo Tommasi, sia per quanto riguarda quello che succede in vigna, che quello che poi avviene in cantina. Mm-hmm. Ok. E diciamo, per la squadra appunto che porta a termine tutte le fasi, ci sei te, diciamo, factotum, che ti occupi davvero di tutto. Sì. E poi... Sì, anche se tutto purtroppo non ci riesco, e per fortuna anche. Ho due ragazzi che mi aiutano, sono Zeno Grigio e Simone Suos, che lavorano con me. Zeno è con me da 2 anni, e Simone già da 6 anni, che insomma aiutano in vigna, sono fondamentali, soprattutto in questo periodo in cui si inizia da una vigna, si fa un certo lavoro, per esempio potatura verde, poi si inizia poi si passa alla successiva e poi magari si ricomincia da capo. Per cui è molto, molto importante avere persone anche con cui si collabora da un po' di anni. Ok. E poi volevo sì, menzionare, quindi, perché sono fondamentali, però non li si dimenticano un po', perché alla fine lavorano relativamente poco, sono i vendemmiatori. E noi cerchiamo sempre di avere manodopera diretta, delle squadre di una decina di persone, che proviene un po' da tutto il mondo. Abbiamo anche qualche woofer che ci dà una mano, e quindi volevo ricordare anche loro, perché anche loro ovviamente, e soprattutto nelle annate più difficili, sono fondamentali per portare in casa il risultato. Sì, sì. No, se no c'è il rischio che tutto il lavoro fatto nei mesi precedenti venga mandato al vento, diciamo. È una fase, esatto, importante. Mm. E mentre per quanto riguarda la fase di vinificazione, quindi cos'è che fai per i tuoi vini? Appunto durante queste fasi, spiegaci un pochino anche quello che alla fine cerchi nei tuoi vini. Ovviamente cerchi sempre come fase finale, perché la parte di lavoro in vigna è sicuramente importante, ma anche portare in cantina sì dell'uva sana, ma poi anche operare bene su quest'uva. Dici un po'. Io sì. In cantina io dico sempre, ora sta a me non fare errori, perché forse te l'ho anche già detto, ma insomma questo è il mio leitmotiv durante la vendemmia e durante la vinificazione. Stare attento che tutto proceda per il verso giusto, che proceda naturalmente per il verso giusto,
quindi aiutare e assecondare la fermentazione in modo più naturale possibile. Io ho cambiato una cosa molto importante quando sono arrivato. Mio padre fermentava in 3 o 4 tini tutta la produzione. Io fermento in 25-30 serbatoi diversi, soprattutto facendo piccoli lotti che sono appunto più gestibili, soprattutto per delle fermentazioni spontanee, e dove ho un approccio molto più manuale, più diretto, invece che dover fare, per esempio, semplicemente per dover fare grossi rimontaggi su delle vasche, faccio delle leggerissime follature manuali, ma proprio manuali. Utilizzando le mani. Esatto. Vero e proprio. Quindi, insomma, e appunto è un'altra cosa importante, perché è appunto la trattare l'uva una volta arrivata in cantina nel modo più gentile possibile, e con le mani questo è una cosa che si può fare. Quindi comunque questo modo di vinificare, quindi fare delle sorte di micro vinificazioni su tanti lotti, magari ti permette anche in annate diverse, per un verso o per un altro, di cercare di ottenere meglio, immagino, da quello che sì. È l'uva. Sì, lentamente in questo modo riesco a lentamente, perché la mia cantina non è enorme, quindi ogni anno, diciamo, aumento un po' questi lotti di fermentazione. E mi permette di studiare quello che ho, quello che le vigne, le varie vigne, i vari cloni, i vari, appunto, materiale genetico che c'è in vigna, per capire quali sono i potenziali di questa. Poi fin dall'inizio ovviamente si vede un po' da dove viene l'uva migliore, però certo. Ci sono cose interessanti anche laddove uno non se l'aspetta. Quello però va tirato un po' fuori. Sì, anche con l'esperienza penso che è una cosa, uno acquisti via via la sensibilità, sì, su quello che le varie zone anche delle vigne riescono a darti, e poi a te a ottenere successivamente anche in cantina, insomma. Certo, certo. Per esempio, una cosa importante su cui lavorare in vigna, che poi però ce lo portiamo in cantina, io ho dei, essendo qua, come dicevo, in una zona un po' anche un po' confine fra la collina e la valle, ho delle zone molto vigorose, e queste cercare di ridurre il carico d'uva, per portare in cantina dell'uva veramente matura, è una bella sfida, però anche appunto è una cosa molto interessante da seguire anno dopo anno. Ok, senti, abbiamo dato diverse informazioni, io ti ringrazio, e niente, speriamo che la prossima visita sia una visita fatta di persona. Ok. Aspetta. Non solo te, tutto, speriamo di poter accogliere più gente possibile fin da domani. Ok, grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao.